utenti potrebbe avere. Riteniamo che possa essere una banda composta da almeno due persone, due o tre persone, forse anche quattro. Agiva con una certa serialità, infatti abbiamo riscontrato sette furti dal 1° gennaio fino a quello di ieri che stavo tentando. Sono avvenuti tutti nel territorio tra Sestu, Monserrato, Porto Sant'Elena e Slargius e abbiamo ragione di ritenere che almeno due persone possono essere gli autori di almeno 4-5 furti. Erano piuttosto preparati, agivano mascherati e con in macchina insomma una serie di strumenti da scasso. Tra l'altro l'arresto è piuttosto complicato, cosa è successo? Assolutamente sì, la nostra pattuglia li ha intercettati mentre si accingevano ad effettuare un furto in un bar della via Cagliari a Sestu. Erano entrambi travisati con queste maschere come abbiamo visto prima e una volta che si sono visti scoperti sono saliti a bordo dell'autovettura rubata e si sono lanciati verso la fuga. Sono stati seguiti dalla stazione di Monserrato che non li ha persi di vista fino a quando sono stati poi intercettati da una pattuglia del nucleo radiomobile di Quarto alla testa del Policlinico di Monserrato. Dobbiamo dire che durante la fuga ad ogni incrocio o stop utile loro spruzzavano da un istintore la polvere in direzione della macchina che li seguiva proprio per creare un effetto nebbia e impedire la visuale della zona che loro prendevano. Alla fine però insomma c'è stato un incidente sulla zona della sbattere, siete riusciti a raggiungerli in quel modo? Alla fine sono arrivati comunque nella vita di Monserrato e nella zona della via San Gottardo hanno avuto un incidente, si sono andati a schiantare su un muro di un'abitazione. Da lì sono appunto ancora con i cappucci, sono scappati a piedi, però le nostre pattuglie, con anche un intervento di una macchina del nucleo delle bombe di Cagliari, sono riusciti a fermare almeno uno dei fuggitivi, che peraltro è calautista.